Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio, la serie dove porto delle recensioni e poi faccio il doppiaggio il venerdì. Quest'oggi parliamo di una serie Prime Video, e sempre più o meno storica, cioè sì, alla fine è storica, e sempre che arriva dalla Spagna, perché attenzione ragazzi, ultimamente, anche se a me di solito la roba spagnola non va molto a genio, devo ammettere che gli spagnoli si stanno dando da fare. Perché? Parliamo della serie su Magellano, Sin Limites. Come sempre, io giudico in base a tre cose: trama, personaggi e obiettivo. Partiamo con la trama. La trama è la storia di Magellano, praticamente navigatore portoghese che poi tradisce la corona del Portogallo per andare da quella spagnola perché non gli dava i fondi per fare la circumnavigazione del globo e tutto il resto. E la cosa che amo profondamente di questa serie, lo dico subito, è estremamente accurata e per di più lo è senza annoiarti. Per nulla. Cioè, ragazzi, è fatta bene, ma allo stesso tempo non ti annoia. E questa cosa è fantastica perché puoi insegnarti delle cose senza doverti far per forza scassare le palle come molte altre cose. E posso dire, a livello di, come posso dire, di accuratezza a livello intrattenimento, forse anche superiore al Sid, perché comunque il Sid qualcosa l'hanno cambiata, però è figa lo stesso, anzi mi piace un sacco. Però questa qui invece è proprio una di quelle che le guardi e dici: cazzo, mi sono fatto una cultura, ma allo stesso tempo non mi sono annoiato per niente. È proprio fico. E per di più, cioè, parla di dei coglioni in mezzo al mare, ve lo dico, perché alla fine tutti quanti pensano che, ah, il grande Magellano, il grande Colombo che sono andati a scoprire l'America e quell'altro ha fatto la circolazione del globo, quello che cazzo è. Sì, ok, raga, ma voi pensate che ci sia la musica trionfante mentre loro vanno con le navi tutti belli pompati verso la scoperta dell'America o delle Indie? No. Non ci stanno, fanno schifo, stanno lì morenti di fame sulla nave, con le pustole, le malattie, le peggio cose. E ci stanno anche qui, però non te le fanno pesare, anzi, è molto figo. Quindi io devo dire, trama, senza dire altre cose, perché comunque che Magellano ha fatto la circumnavigazione del globo, anzi, a dir la verità, non l'ha fatta lui, per non fare spoiler, però vabbè, lo sanno più o meno tutti, quindi. Ragazzi, io come trama gli darei un bel 9. 9 perché comunque è da premiare il fatto che abbiano portato una cosa storica senza romperti le palle. E anzi, a dire la verità, io mi sono rotto i coglioni molto di più, tipo in Doctor Strange, che qui. Vabbè, comunque andiamo avanti. Personaggi. Beh, i personaggi allora. Non ricordo praticamente quasi nessuno dei personaggi perché. A parte Magellano, gli altri sono gente che viene chiamata per nome così perché sono marinai. Poi c'è il cognato di Magellano e qualcuno del, vabbè, naturalmente i re di Spagna e Portogallo, cioè, e ci stanno anche comunque alcuni della corona spagnola che provano anche a incularli e cose varie, ma alla fine i personaggi hanno tutti quanti l'obiettivo. Cioè, alla fine è l'impresa la storia, non è tanto il personaggio. Questa è una serie che non è che vai lì per vedere lo sviluppo dei personaggi, vai lì per vedere l'impresa che hanno compiuto e capirla. Quindi, comunque, i personaggi non è che sono chissà quanto sviluppati. Quello di Magellano, abbastanza. E anche quello di Juan, che è l'unico che mi ricordo, che è. Ricordate, naturalmente, cioè, poteva mancare un attore della Casa di Carta dentro a una serie spagnola che adesso sta andando? No, c'è il professore, è lui. E è praticamente un capitano di una nave che comunque aiuta Magellano, ogni tanto bisticciano, però comunque è stato abbastanza utile. E niente, quindi devo dire, personaggi, beh, qui.
Non è che posso dire wow della Madonna, però sono azzeccati comunque per quello che serve dentro questa serie. Quindi non posso dargli un voto minore della sufficienza, neanche la sufficienza, perché comunque non posso giudicarlo in base troppo a questa cosa, questa serie, perché non è incentrata appunto sui personaggi. Quindi gli darò un 7. E andando avanti, obiettivo secondo me era portare comunque una nuova serie come El Cid, non americana, su Prime, spagnola, che portasse delle storie loro comunque, perché comunque stiamo parlando di El Cid e Magellano sono storie loro. Sì, ok, Magellano era portoghese, ma ha fatto il viaggio per la corona spagnola e tutti gli altri erano spagnoli. Non poteva mancare il rutto. Comunque, e quindi devo dire, secondo me l'hanno fatto bene, l'hanno fatto pure senza annoiarti, hai scoperto delle cose di Magellano e dura pure poco, a dire la verità, mi pare che sono 7 episodi e è finita, basta. Quindi, cioè, io gli darei pure un bel 10 qui, perché hanno proprio centrato il punto, secondo me. Quindi sono felice di aver visto questa serie e ve la consiglio. Ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di questa serie, venerdì.